Continuiamo così, il populismo ha già perso. Ci hanno lasciati soli per troppo tempo, ora siamo noi a dover lasciare soli loro da soli. Sapevo che avrei sbagliato questa frase. Tra le tante domande che continuano a farci, manca l'unica domanda sensata. Perché? Perché mezzo milione di persone spendono tempo, pagano soldi, prendono pioggia e freddo per stare con una sardina in una piazza? E la risposta è tanto semplice quanto la domanda. Perché ci eravamo rotti i coglioni? The final countdown è il conto alla rovescia che è cominciato. Fra 6 giorni si vota in Calabria, ma soprattutto, l'avete capito, in Emilia Romagna. Qui forse la vera sfida non è più tra Bonaccini e Borgonzoni, ma tra Mattia e Matteo. La sardina sconosciuta fino a 2 mesi fa è il più popolare dei sovranisti europei. Ieri le sardine sono tornate da dove erano partite, quella piazza di Bologna che ha terremotato la politica italiana, svegliando in qualche modo una sinistra intorpidita e mettendo paura alla destra, che credeva ormai di avere il monopolio delle piazze. E se l'avete sentito, Mattia la sardina proclama che i populisti hanno già perso, il capitano Matteo punta invece sul suo popolo e si gioca la carta della persecuzione giudiziaria. Ieri sera l'ha fatto qui sulla 7 da Massimo Giletti, sentiamolo. Siccome io non mi sento un criminale ma una persona per bene, il PD ha detto Salvini deve andare a processo perché ha bloccato gli sbarchi. Bene, mandatemi a processo, perché la mia nonna mi ha insegnato con un principio, male non fare, paura non avere. Difendere i confini e l'onore del mio paese non era un mio diritto, ma un mio dovere. E se mi costerà la galera, vado in galera a testa alta. Punto e a capo. Ieri sera Salvini molto chiaramente ha detto vado in galera a testa alta, cosa non si fa per vincere un'elezione. In ogni caso Mattia e Matteo su una cosa sono d'accordo, in Emilia Romagna si gioca una partita molto molto più grande della scelta di chi governerà la regione, questo l'abbiamo capito tutti, Salvini è convinto che questo sia il terreno su cui può trionfare e le sardine sono sicure di smentirlo. Noi in questa settimana vi racconteremo tutto minuto per minuto, una settimana decisiva per la politica italiana con una sola grande certezza per noi, dopo domenica nulla sarà mai più come prima. Sigla.